Cari amici, bentrovati, grazie di essere con noi alla rubrica religiosa Il respiro dell'anima. Con i giovani abbiamo vissuto la Via Crucis, i giovani hanno portato la croce. Ci siamo recati a Pettorano a vivere questa bella esperienza in preparazione alla Pasqua con la Via Crucis diocesana. Vi mostriamo alcune immagini molto belle. A Sulmona si celebra la Pasqua, c'è un'antica tradizione, la processione del Cristo morto del Venerdì Santo e della Madonna che scappa in piazza la Domenica di Pasqua. Vi presentiamo questo servizio molto interessante con delle immagini speciali. Come sempre la nostra rubrica termina con la buona novella, vi invito a seguirci e buona visione. Una meditazione intensa, ricca di spunti di riflessione, alimentanti dalla preghiera, ha segnato il cammino della Via Crucis proposta venerdì scorso a Pettorano sul Gizio dai giovani della diocesi di Sulmona Valva insieme al vescovo Monsignor Angelo Spina. È stato suggestivo il percorso seguito dal centinaio di giovani che con canti e preghiere hanno animato la Via Crucis attraverso le vie più nascoste del centro storico del borgo. La Via Crucis è fatta di stazioni e stazione significa sosta, fermata, stare lì, vicino a quella situazione, a quella persona, a quella sofferenza, ha introdotto Don Domenico Franceschelli, direttore dell'ufficio della pastorale giovanile diocesana. Il percorso della Via Crucis, passo dopo passo, ha auspicato Don Domenico, porti rinnovamento spirituale nei cuori di ognuno, lasciandoci amare da Gesù e donandoci tutti a Lui, nostra forza. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Ogni gruppo giovanile proveniente da diverse parrocchie della diocesi ha proposto una sua meditazione. La croce l'abbiamo inquadrata nella cornice della sapienza umana e nel telaio della sublimità di parola. Quante parole, parole, parole per dire la croce. L'abbiamo attaccata con riverenza alle pareti di casa nostra, ma non ce la siamo piantata nel cuore, ha osservato nella sua meditazione un giovane della parrocchia di Sant'Antonino Martire di Palena. Terza stazione. Gesù cade la prima volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai detto il mondo. Un pensiero dei giovani della comunità parrocchiale di Popoli è venuto invece pensando alla figura di Simone di Cirene, costretto a portare per un tratto di strada la croce di Gesù. Nel volontariato tanti giovani si offrono spontaneamente, con spirito di vera carità, come i cirenei, per portare le croci che pesano sulle spalle di fratelli e sorelle che vivono nella sofferenza. Spesso, soprattutto nell'epoca attuale, la croce è rigettata, rifiutata, hanno ricordato i giovani di Campo di Giove. Con la croce viene allontanata anche la virtù e la pratica dei valori cristiani che restano inattuati. Una bellissima esperienza anche perché ci ha dato la possibilità di condividere con tutti appunto la nostra fede. È stata bella anche vedere tanti e numerosi giovani che hanno preso parte e confrontarci anche con loro e anche comunque le tante riflessioni che abbiamo fatto sulla nostra fede e sulla nostra vita. Beh, è stata un'esperienza molto bella, soprattutto perché ci insegna soprattutto agli adulti che bisogna credere nei giovani, perché siamo veramente forti. È stata bellissima, molto emozionante. Che cosa ti lascia dentro questa esperienza di Via Crucis? Di portare sempre con me il Signore vicino, sempre vicino, e portare la croce ogni giorno. Ada Penza, che è la Presidente dell'Azione Cattolica Diocesana. Prima di tutto la gioia di essere con i giovani e condividere con loro questo momento. E poi devo dire che il percorso disegnato dagli organizzatori è stato veramente suggestivo. Abbiamo riscoperto degli scorci meravigliosi di questo borgo e in qualche modo la fatica fatta, minima per la verità, ci ha aiutato a riflettere che cosa significa Via Crucis fino ad arrivare a questo splendido momento. Come testimoniare oggi la croce a questo mondo che spesso rifiuta la croce, rifiuta la sofferenza, rifiuta il dolore, rifiuta il pensiero della morte?
si può ridare il senso della croce riscoprendo il senso della vita, perché la croce è veramente la strada che il Signore ci ha indicato per ridare significato alle nostre vite. E quindi il dolore in questo caso ha un senso. La conclusione della Via Crucis nella chiesa parrocchiale di Pettorano è stata poi affidata alle parole del Vescovo. Toccare la croce significa restare dalla croce toccati, ha sottolineato Monsignor Spina. La croce si tocca in tante situazioni di sofferenza, frutto anche di egoismo, di indifferenza, di malattie, di lutti, del dramma di chi non ha lavoro. Toccando la croce siamo da essa toccati e perciò guariti e salvati, ha ripetuto il Vescovo, ricordando che il terribile patibolo cui venne sottoposto Cristo è diventato segno di amore e di salvezza donati ad ogni uomo. La stessa preghiera e la meditazione lungo la via della croce, ha continuato il Vescovo, si sono posate nei nostri cuori e sono poi salite a Dio, così come le preghiere, il dolore e le lacrime che segnarono la presenza di Maria ai piedi della croce. La fede della Vergine, la madre del Signore e madre dell'umanità, ha concluso Monsignor Spina, deve accompagnare e spingere ogni credente, aprendo i cuori alla buona notizia della risurrezione che rompe nel mattino di Pasqua come annuncio di salvezza per ogni creatura. Questa è un'occasione per riflettere un po' meglio su che cosa ha significato per noi la morte di Gesù e soprattutto che significa oggi per i ragazzi che sono stati presenti qua, riflettere su Gesù che comunque ha portato per noi la croce. Non è un messaggio semplice da lasciare oggi nei cuori dei ragazzi, frastornati di tante cose che allontanano da Cristo. Quindi ripercorrere la Via Crucis proprio a ridosso della Settimana Santa e della Pasqua sarà certamente un modo per aprire il cuore alla croce di Gesù e riflettere un po' di più sulla sua morte e sulla sua resurrezione. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. A Sulmona la celebrazione della Passione del Signore è seguita dalla processione del Cristo morto, organizzata dall'Arciconfraternita della Santissima Trinità. La processione, che dura circa 4 ore, passa per le principali vie della città. Tante le persone che vi assistono, mentre l'assemblea prega e il coro canta. Anche i cuori più duri si commuovono davanti alla statua del Cristo morto e della Madre addolorata. Il cammino, con il passo lento, sottolinea il peso del peccato, da cui il Cristo, morendo sulla croce, ha salvato l'umanità. Il Sabato Santo è il giorno del silenzio, ci si prepara alla grande veglia pasquale. Essa comincia con la benedizione del fuoco e l'accensione del cero pasquale, simbolo della luce di Cristo che disperde le tenebre del male. Cristo luce del mondo, regna. Intronizzato il cero, segue il canto dell'Esultet, il preconio pasquale, che in forma poetica proclama il mistero pasquale inserito nella storia della salvezza.
La narrazione delle meraviglie che Dio ha compiuto per l'umanità continua nella liturgia della parola, all'interno della quale le varie letture tratte dall'Antico Testamento con i relativi salmi responsoriali preparano ad accogliere la proclamazione del Vangelo della risurrezione, preceduto dal solenne canto pasquale dell'Alleluia che risuona nuovamente in tutta la Chiesa dopo il lungo silenzio del tempo della Quaresima. Il giorno di Pasqua a Sulmona ha inizio con una suggestiva celebrazione che inizia con la processione con la statua del Cristo risorto dalla chiesa di Santa Maria della Tomba fino a Piazza Garibaldi, dove viene celebrata la solenne Eucaristia presieduta dal Vescovo. È il momento più importante, perché la celebrazione dell'Eucaristia è la celebrazione del mistero pasquale. L'annuncio gioioso che la Chiesa proclama il giorno di Pasqua è proprio questo: Gesù è risorto, è vivo, è ancora con noi. Il sepolcro è vuoto. La pietra della morte è stata ribaltata dalla potenza della risurrezione. Si tratta di un annuncio antico ma sempre nuovo, perché ogni anno torna a squarciare la notte oscura di un mondo immerso nelle tenebre del peccato, della mancanza di fede e di speranza. Al termine della celebrazione eucaristica segue la sacra rappresentazione della cosiddetta Madonna che scappa in piazza, organizzata dalla Confraternita di Santa Maria di Loreto. È un momento di corale partecipazione. La piazza è stracolma di gente. Tutti attendono il momento in cui gli apostoli Pietro e Giovanni si recano in processione fino alla porta della chiesa di San Filippo per portare a Maria l'annuncio della risurrezione di Gesù. Inizia così il cammino lento e cadenzato dei portatori della statua della Madonna che, giunti a metà della piazza, viene portata in corsa fino alla statua del Cristo risorto. È lei che corre incontro al Figlio risorto, Signore della vita. Non è un correre pieno di ansia, di timore, di affanno come quello degli apostoli Pietro e Giovanni che vanno al sepolcro vuoto, ma un correre incontro alla sorpresa di Dio, la risurrezione del suo figlio. Esplode allora la gioia pasquale, gioia del cuore, gioia e festa della fede. Lei ha creduto contro ogni speranza, ora è colma di gioia perché incontra come suo Signore, vincitore della morte, redentore dell'uomo, il Figlio risorto. Lui ci guida nel cammino di credenti, fatto di silenzi, di calvari, di croci, di morte, ma il tutto aperto alla speranza della risurrezione. L'eco della gioia materna di Maria per la risurrezione del figlio non è ancora spenta nel tempo, ma rivive nella Chiesa, che corre incontro al risorto. La Vergine Maria ha saputo credere e operare oltre il silenzio del Sabato Santo ed ha intuito e meritato la gioia pasquale. L'invito che rivolge a tutti noi, quale madre premurosa, è di vivere il primato della fede proprio in questo anno della fede, di vivere il primato dell'amore nel lungo sabato del tempo finché venga la risurrezione senza tramonto. Dopo la sacra rappresentazione segue la processione per le vie della città per riportare le statue nella chiesa di Santa Maria della Tomba. La gente applaude, si commuove, ci si scambia gli auguri di buona Pasqua. La processione segna il cammino del popolo di Dio verso il regno, ma anche il cammino in questo mondo per portare agli uomini la buona notizia che Cristo è risorto dalla morte, è il vivente, e chiunque vive e crede in Lui non morirà in eterno. Una settimana veramente santa, di passione, di morte, di risurrezione, di pace nei cuori, di perdono e di gioia. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: Costui chiama Elia. E subito uno di loro,
corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: «Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo». Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Nella Domenica delle Palme viene proclamato il Vangelo della Passione. Gesù fa il suo ingresso solenne in Gerusalemme cavalcando un asino. Tutti, soprattutto i fanciulli, gli corrono incontro gioiosi e festanti. Le persone pongono i loro mantelli per strada in segno di accoglienza e onore. Ma la stessa folla che lo accoglie in trionfo, sobillata dagli scribi e dai farisei, grida e chiede la sua condanna a morte. Vediamo che si contrappongono osanna e crocifissione, gioia e dolore, accoglienza e rifiuto. Gesù accetta il primo e il secondo dei modi, in lui come sempre prevale l'amore per Dio e per l'uomo, e perciò obbedisce, perciò accetta di immolarsi. Lui entra in Gerusalemme non per gli onori, ma per una scelta consapevole di amore. Lui, per amore dell'uomo, accetta la derisione, il tradimento, l'abbandono, la sofferenza, il rifiuto, la morte di croce. Il lungo e dettagliato racconto della passione di Gesù, offertoci dal Vangelo di questa Domenica di Passione, ci permette di ascoltare nella sua interezza quanto Egli ha fatto e donato a ciascuno di noi e agli uomini di tutti i tempi. Veramente, come agnello mansueto, è stato portato al macello e immolato senza che opponesse resistenza, ben sapendo che questo era l'unico modo per perseguire la salvezza dell'uomo. Dio è umile e si mostra disponibile a comprendere, a perdonare, ad essere tradito, abbandonato, ucciso, perché Lui ama veramente e vuole salvare l'uomo costi quel che costi. E questa è la sorpresa della Domenica delle Palme, che Gesù ama tutti senza distinzione, anche chi non lo merita, perché Egli ama gratuitamente. Lui ci attira a sé con la forza rinnovatrice del perdono. Andiamogli incontro e accogliamolo nella nostra vita come Salvatore, dicendo con fede: «Benedetto colui che viene nel nome del Signore». Buona Settimana Santa, pace e gioia a tutti.